computer sono già nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche nelle scuole dell'infanzia capita di trovare alcune postazioni che si aggiungono alle opportunità formative per i bambini, a fianco alle tempere, ai pennelli, alle costruzioni e alle attività di giardinaggio. Nella primaria l'informatica è prevista dal programma ministeriale, per cui capita più spesso di trovare laboratori anche molto ben attrezzati. Nella secondaria i ragazzi iniziano ad essere più bravi degli insegnanti e può capitare di trovare applicazioni dell'informatica anche molto avanzate per sperimentare le basi della logica e della programmazione. L'informatica usata per insegnare l'informatica, dunque? È solo questo che possono fare i computer per la scuola? Noi pensiamo assolutamente di no, e come noi la pensano molti insegnanti che hanno potuto provare ad usare l'informatica per insegnare ogni disciplina. Lo hanno fatto per passione, oppure perché sono stati aiutati a rompere quel muro di difficoltà che il computer presenta a chi gli si avvicina per la prima volta. Noi facciamo anche corsi di formazione agli insegnanti, soprattutto per le lavagne interattive, e vi posso assicurare che il primo impatto con la tecnologia è quasi sempre: «Ah, io non sono tagliata per i computer, non andiamo d'accordo, non è nelle mie corde», oppure più liberamente: «Non ne capisco niente di computer». Ebbene, bastano 2 ore di spiegazione e di esercizi ad incuriosire tutti gli insegnanti e a far venire voglia di provare. A quel punto il muro è abbattuto e chiunque può iniziare ad usare il computer, con una lavagna interattiva come questa, ogni giorno in classe. E allora cosa possiamo offrire noi più di questo? Qualcosa in più possiamo fare, per ciascuno di voi. Dipende chi siete, cosa fate e quali sono i vostri bisogni.